Inizia oggi una nuova rubrica di Zona Locale dedicata ai cantieri aperti in città. Il nostro viaggio comincia oggi dall'ex asilo Carlo della Penna, che è stato demolito e verrà ricostruito rispettando la struttura originaria e gli elementi architettonici che lo caratterizzano. Perché abbiamo scelto l'ex asilo Carlo della Penna? Perché è sicuramente un luogo identitario, un luogo molto caro ai vastesi, donato negli anni 50 dall'omonimo mecenate. Ma è rimasto per troppo tempo questa struttura in abbandono. Tante le generazioni di vastesi che hanno frequentato l'asilo. Ci accompagna in questo viaggio la vice sindaca, nonché assessore ai lavori pubblici, Licia Fioravante, che saluto. Allora, vice sindaco, a che punto siamo con i lavori? Anna, i lavori procedono molto bene. Come è possibile vedere alle nostre spalle, l'impresa che si è aggiudicata l'appalto per l'esecuzione dell'opera sta rispettando appieno il cronoprogramma. Sono state già fatte le fondamenta e siamo alla gettata del calcestruzzo per le fondamenta. Quindi siamo a buon punto, l'asilo Carlo della Penna sta venendo su bene, con delle caratteristiche sicuramente di sicurezza rinnovate, riqualificate in quello che sarà il nuovo edificio che stiamo andando a costruire. Lavoriamo a ritmi serrati per garantire alla città la restituzione dell'opera in tempi stretti. Infatti il termine fissato dal PNRR per la riconsegna dei lavori è del giugno del 2026. Già credo, confrontandomi con i tecnici, alla fine di quest'estate potremmo vedere sicuramente i pilastri che reggeranno questa scuola su e quindi la struttura ossea del nuovo asilo Carlo della Penna. Bene, molti si chiedono se era veramente necessaria la demolizione, sulla quale la sovrintendenza mi sembra abbia espresso qualche perplessità. Diciamo che il dibattito in precedenza è stato abbastanza ampio su questo tema. La ricostruzione e il finanziamento del nuovo asilo Carlo della Penna ha avuto, diciamo, un viaggio, un iter burocratico, amministrativo, prima insomma dell'attribuzione della mia delega con la precedente giunta. E proprio a questo riguardo vorrei appunto nominare i colleghi che mi hanno preceduto nella realizzazione dell'opera e nell'acquisizione dei finanziamenti, e nello specifico il collega Forte e la collega Bosco. E proprio sotto di loro si è discusso lungamente circa la opportunità di demolire e ricostruire l'edificio oppure di riqualificarlo, restaurarlo. I tecnici strutturisti si sono espressi in termini favorevoli alla demoricostruzione, perché l'edificio era talmente degradato dal punto di vista architettonico e strutturale che non ci consentiva una ristrutturazione in sicurezza. Quindi, siccome questo sarà un asilo, siccome in questo edificio andranno a trascorrere le loro ore dei bambini, lo devono fare nella sicurezza più totale. E quindi abbiamo preferito percorrere la strada della demorecostruzione, perché laddove un ingegnere strutturista ti dice che è la strada migliore da percorrere, insomma, alla fine l'amministrazione non ha altro percorso che fare quello consigliato dagli ingegneri che di questo si occupano. Perfetto. Un altro tema molto caro riguarda il pannello in bronzo che era presente sulla parete frontale esterna, opera dello scultore Ennio Manfrini. È stato recuperato e verrà ricollocato? Assolutamente sì. Il pannello in bronzo, che ha un significato caro ai vastesi in quanto attaccamento a quello che è un elemento architettonico simbolo della vecchia struttura del Carlo della Penna, ma anche un elemento architettonico molto bello che trasfonde dei concetti molto belli. Infatti è un elemento bronzo che richiama il trionfo del lavoro. Non poteva che non essere recuperato dall'amministrazione. Abbiamo lavorato per toglierlo, rimuoverlo dalla facciata, ripulirlo e metterlo in sicurezza. Ovviamente quando l'edificio verrà innalzato sarà ricollocato nella stessa posizione in cui era prima, quindi nella parte frontale dell'edificio, in quell'edificio che manterrà la stessa forma architettonica del vecchio.
quindi una forma C con gli stessi elementi architettonici. A tal proposito mi piace sottolineare e ribadire che sono altri due gli elementi che sono stati recuperati per ricollegarci alla vecchia struttura. La fontana, che è visibile anche ora, e poi ci sono i vetri della cappella che era all'interno dell'asilo, che sono stati rimossi, anch'essi ripuliti e conservati per poi essere ricollocati nella nuova struttura. Allora, speriamo che non ci siano intoppi, perché i vastesi vogliono la restituzione di questo luogo molto caro, che sarà un polo dell'infanzia. Assolutamente sì, anche noi come amministrazione ci teniamo. Il Carlo della Penna è il fiore all'occhiello di questa città, è una struttura che conserva l'identità della città del Vasto. I vastesi sono molto affezionati a questa struttura, per tanti anni è stato chiesto di poterlo ricostruire e rivederlo e vederlo rinascere, e noi come amministrazione siamo veramente soddisfatti di poter rendere alla cittadinanza quest'opera così bella dal punto di vista architettonico, dal punto di vista simbolico, dal punto di vista delle tradizioni, del legame col passato, ma soprattutto di rendere a questa città un edificio scolastico riqualificato, ricostruito all'insegna delle più stringenti norme di sicurezza, e poterci veder vivere di nuovo e crescere bimbi della sezione dell'infanzia. E la novità è che ci saranno anche 3 sezioni dedicate al nido, per un totale di 9 sezioni, 6 dell'infanzia e 3 del nido, per un totale a sua volta di 200 bambini circa. E sarà moderno anche dal punto di vista dell'efficientamento energetico? Assolutamente, giusto? Sì, queste le nuove regole del PNRR impongono assolutamente la riqualificazione dal punto di vista energetico degli edifici scolastici, dei nuovi edifici. E noi siamo ben lieti di accodarci a questa normativa, di rispettarla al pieno e di garantire la sostenibilità dal punto di vista ambientale e energetico degli edifici. Diciamo che dal punto di vista ingegneristico, architettonico, ma anche politico, è veramente un onore, un pregio vantarsi di poter realizzare edifici improntati a queste norme di sicurezza, di efficientamento energetico, quali saranno le strutture scolastiche che stanno nascendo in città. Perché ricordo che il Carlo della Penna è solo una delle tante strutture scolastiche che sono oggetto di finanziamento e demo di costruzione. Abbiamo lavori in corso sulle scuole per un totale di circa 13 milioni di euro, quindi penso si possa dire un buon successo per questa amministrazione. Perfetto, molte di queste opere, alcune, quanto perlomeno alcune, saranno oggetto dei nostri futuri incontri, delle nostre future puntate. Grazie mille. Grazie.